Vi mandiamo a casa veramente, giriamo pagina e abbiamo 10-5 anni di sofferenza. Per esempio la rivoluzione partita qui dalla Sicilia, assolutamente è già partita. Perché vincere con noi non so che ti chiamo da Natale, è già partita. Sto per andare a trovare, noi non ce la siamo mai. Sono quattro anni. Vai Peppe! Signori, per favore, io non sono venuto qua a raccontarvela, non ve la racconta più nessuno a voi. Qui è una cascata di disgrazia e di disperazione. Ci sono i casi disperati, gente che piange, prima di mandarli a casa, ve lo prometto, facciamo una piccola, lucida indagine fiscale sul patrimonio dei politici, perché non possono andare con 100 milioni di bonus di uscita, 100 milioni, primo, facciamo 1-12, la scala 1-12, accorciamo la forbice. Basta che i manager e gli amministratori delegati guadagnino 400-500 volte la paga di un operaio. Un operaio guadagna in un anno, punto, 1-12. Demagogia? Demagogia, vedrai se non lo facciamo. Sono fatti lo scudo fiscale. L'ha fatto la destra, la sinistra non è andata a votare, quindi l'ha approvato non andandoci. Io vi ricordo, dove riprendiamo? Via i vitalizi, non abbiamo già fatto, via le pensioni dopo 35 mesi, non ti incarichi, alto blu, gettoni di presenza, basta, accorpiamo bene, accorpiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, accorpiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, togliamo le province, sono 11 miliardi, ne usiamo 4 per rimpiazzare quelli che ci lavorano, ne rimangono 7 miliardi. Fare una domanda, cosa, che significato ha? È chiaro che io sono contro la guerra, però ci siamo andati in guerra, non c'è uno Stato, ma adesso noi in questo momento siamo in guerra, siamo alleati con i francesi che vanno a bombardare il Mali. Ma perché bombardare il Mali? Bombardano i Tuareg e i musulmani nel Mali del Nord e vanno ad appoggiare i francesi, un governo golpista, e noi facciamo la logistica dei missili francesi. Ma stiamo scherzando? I francesi, questi galitti, i bombardieri, ma cosa state dicendo? Ma che cos'è? Noi dobbiamo fare la logistica, noi non facciamo la logistica. Io voglio sentirmi protetto dallo Stato, non averne paura. Abbiamo 325.000 leggi, se non hai un avvocato che costa milioni di euro, non ne esci, basta sbagliare una cartella di tasse, non ne esci più. 325.000 leggi, in Gran Bretagna ne hanno 6.000, abbiamo 3 milioni di processi, 3 milioni, in Gran Bretagna 6.000, ma 3.000, 300.000, abbiamo 150.000 avvocati, gli avvocati di Milano sono superiori a tutta la Francia, qui saremo 15.000 e aumentano gli altri 9.000 che stanno vedendo questa cosa adesso, a quest'ora. Ma è magnifico, abbiamo 1 milione su Facebook, abbiamo 800.000 su Twitter, non sanno usare questi strumenti. Monti è andato a Facebook.
Facebook, Monti, mi ha detto, ho ricevuto dei molti complimenti, ma anche alcune critiche, 2,5 milioni di vaffanculo, alcune critiche, ma è il nuovo Mastella questo qua, non si rendono conto. Il nero va in televisione e dice, ho letto su Gogol è quello che ha scritto le anime morte, la storia della loro vita, sono anime morte. E allora noi andiamo avanti, aggreghiamo persone, abbiamo fatto le lezioni online, ma è una meraviglia, ho 65 anni, io non sono un pivello, signori, io non sono rinato, questo sogno lo stiamo condividendo con milioni di persone, che è il segreto della vita, ma è meraviglioso. Ma io ho 65 anni, cosa dovevo fare, il pensionato in casa? Ma chi se ne frega? Vi sto ridando un po' indietro, una centesima parte di quello che mi avete dato in 40 anni di lavoro, ma ve lo devo alla mia coscienza. E allora questa gente non capisce che uno può fare delle cose per gli altri, perché non ce l'hanno nel DNA. Si avvitano sempre gli stessi, tornando di nuovo indietro in gloria. C'è di nuovo il PC di una volta. Sono dentro un'associazione che si scioglierà appena arrivati in Parlamento e si scioglierà. Noi andiamo, io ho bisogno di parlare alla gente, di parlare attraverso un giornalista, io parlo direttamente a voi. Ma questo è poco di disoccupati, lavoratori precari che non arrivano. E per una volta prendo in giro loro, perché si chiama contributo di solidarietà. Mi va dicendo, si è caricata la legge? Ok, c'è. Perché c'era un problema di sera, a volte portate all'assemblea regionale, ma questa volta dovete farlo tutti assieme. Io non dico niente, dovete gridarlo voi. Al 3, invio. 1, 2, 3. Invio! Grandi! E quando mai è stata la politica così?